possiamo trovare uno spunto al termine di questo 3-0 tornando indietro, o faresti giocare di nuovo Petrella dall'inizio? No, no, ma avevamo parlato con Petrella, avevamo studiato questa situazione, perché poi abbiamo mercoledì anche la partita col Pisa. Quest'anno non ho due attaccanti bravi, ma ne ho diversi, ne ho quattro, quindi in questo momento siccome abbiamo queste partite le dobbiamo gestire. Però Petrella è quello che in questo momento qua sicuramente sta facendo la differenza, è quello che magari è più tempo che lavora, che capisce i movimenti che deve fare lì davanti, e lo sta facendo veramente con grande motivazione, con grande attenzione, quindi veramente gli faccio i complimenti. Finalmente è scomparso quel maledetto meno. Sì, sì, noi dobbiamo pensare però al campo. Io avevo parlato questa settimana e avevo detto che dovevamo guardare un po' questa classifica, perché c'era bisogno di un piglio diverso, di una aggressività diversa, perché questo è un campionato che non puoi giocare sotto ritmo, non puoi giocare con poca intensità, devi essere veloce, devi essere cattivo, determinato, come abbiamo fatto oggi. Tre gol pesanti per la mia squadra, perché in un momento sicuramente difficile, e parlo a livello morale, penso che i tre gol siano frutto di tre errori difensivi abbastanza evidenti, al di là dei meriti del Teramo, che sicuramente è una bella squadra, però credo che anche oggi ci abbiamo messo del nostro, e questo dispiace perché in un momento particolare la squadra non aveva bisogno di subire tre gol. Mister, è inevitabile parlare dell'impatto di Petrella, forse è la carta che vi ha sparigliato un po' i vostri piani. Sì, ma vedete, noi stavamo giocando con una difesa a 5, cioè quindi 3-5-2, e 3-5-2 in quel momento avevamo tutta la copertura possibile e immaginabile, però c'è stata questa percussione centrale con un 1-2, imbarazzante vedere la mia difesa scoperta in quel modo, è qualcosa su cui dobbiamo riflettere molto.